Buongiorno amore mio, buongiorno chiacchierone. Oh mio piccolo bubu, il mio piccolo bubu sei tu. Ciao amore mio. Abbiamo già fatto la pappa, quindi non hai fame. Non hai più fame. lo so, e dopo la pappa la mattina le coccoline. Dammi i baci. Grazie. Tanti baci. E qui c'è la nostra gatta Stellina, che come al solito però non è tanto loquace. Ciao patatina. Buongiorno. Occhioni verdi. Le fusa di gatta Stellina come al solito sono fortissime. Riattivo il robottino che intanto pulisce casa. È stato veramente la salvezza per me questo robottino. E mi chiedete sempre che marca è questa. Roborock. È fantastico perché aspira polvere, peli, capelli e anche la funzione lavaggio, quindi mi lava anche bene i pavimenti. Si può decidere l'intensità, quindi. E non devo neanche svuotarlo perché si svuota da solo. E quindi vado a svuotare semplicemente la vaschetta grande. Non l'ho ancora svuotata da quando l'ho preso. È un sacchetto gigante, quindi sì. Se avete animali è un sogno. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Sono al momento make-up. Idratante labbra Corfi, invece come base ho utilizzato il mio fondotinta preferito Nudissimo di Diego Dalla Palma. Sono tornata ad utilizzare terre anche un po' più calde, forse un po' troppo, non lo so. Oggi ho utilizzato questa di MAC, la Beijing Beauty, che rispetto a quella che utilizzo di solito, che sarebbe questa di Teal Up, è decisamente più calda. Sopracciglia utilizzo la Precisely My Brow Pencil di Benefit in tonalità 2.5. Oggi è una bellissima giornata. Ho lavorato al computer in realtà appena sveglio, quindi sono sveglia da un po', ma sono stata un po' a fare le coccole ai gattoni e poi mi sono messa a rispondere alle email. Sono contenta perché tra un po' usciamo con la mia amica Lisa, andiamo alla Pink Beach, che è un locale a nord di Amsterdam che è molto carino, ha delle decorazioni bellissime, tutto molto rosa, appunto, e quindi andiamo lì a fare un pranzo, un brunch. Sono molto curiosa perché da un po' che non ci vado alla Pink Beach, so che hanno un sacco di cocktail, hanno tutti questi cocktail super particolari e so che adesso sul menu ce ne sono molti di nuovi, quindi sono super super curiosa. L'ultima volta che sono stata abbiamo bevuto un cocktail che era completamente blu in una vasca da bagno grande così, c'era anche la paperella di gomma gialla, bellissimo. Illuminante Hollywood di Charlotte Tilbury, ma oltre ad essere curiosa ovviamente sul menu e sui cocktail, sono molto contenta di rivedere Lisa perché da un po' che non ci vediamo, lei era via per lavoro. E soprattutto sto cercando di godermi il tempo con le mie amiche olandesi più che posso prima di trasferirmi poi in Italia, anche se poi ovviamente adesso mi mancano le mie amiche di Trieste e quando tornerò a vivere a Trieste mi mancheranno le mie amiche di Amsterdam. È inevitabile. Blush applico questo di Clinique, è in colorazione Precious Posy, è veramente molto molto bello. Questo è un po' diventato il mio go-to blush per ogni giorno. È molto molto naturale, ma dà anche un po' di luminosità che mi piace un sacco. Mascara vado con questo di Swede, è il Cloud Mascara. Tra l'altro di Swede sto utilizzando anche il loro siero per le ciglia che è andato viralissimo, ne stanno parlando tutti. E vi devo dire che quindi ho smesso completamente di utilizzare Revitalash e sto utilizzando solo quello di Swede. E mi sembra che sia veramente alla pari con Revitalash, nel senso che la crescita delle mie ciglia sembra esattamente la stessa come con l'altro siero. Quindi per il momento sono molto soddisfatta, però vi aggiornerò perché ovviamente ci vogliono
2 mesi, un mese e mezzo per vedere completamente i risultati dei sieri ciglia, perché ovviamente dobbiamo aspettare di vedere la crescita totale di ogni singola ciglia per capire. Effettivamente questo mascara è pazzesco. Mascara, no mascara, cioè ragazzi, wow, wow. E questa è solo una passata leggera, tra l'altro, cioè, è il risultato finale, ciglia a ventaglio, è pazzesco. Rossetto, un altro dei miei preferiti del periodo, adoro questo colore, infatti sto per finirlo ma dovrò ricomprarlo, questo è di NARS. È un Power Matte Lipstick in colorazione Sweet Disposition, è, per quanto mi riguarda, è il nude rosato perfetto. Una cosa che non mi fa impazzire di questo rossetto è che per avere un colore pieno dobbiamo fare diverse passate, quindi andiamo veramente a utilizzare tantissimo prodotto. Il colore però è stupendo. Adoro, adoro questo rossetto. Adesso trucco completato, ma vado a sistemare i capelli perché li ho levati ma devo piastrarli assolutamente perché sono un disastro, un cespuglio. Outfit di oggi, ho questo top bianco semplice che ho preso su ASOS, questi jeans che sono riuscita ad indossare dopo un po' che non mi entravano perché ho perso qualche chilo, quindi sono molto contenta perché adoro questi jeans, ho 2 paia identiche. Sneakers sono di Gucci, hanno la scrittina e il logo Gucci dietro. La giacca è di Yves Saint Laurent, adoro questa giacca. E la borsetta di Chanel. Let's go! Amsterdam con il sole è bellissima. Meraviglia. Sto andando verso casa di Lisa in questo momento, poi prenderemo un Uber da casa sua e andremo ad Amsterdam Nord, perché questo posto è un po' lontano dal centro, quindi bisognerebbe teoricamente prendere il traghetto da dietro la stazione, che è gratuito tra l'altro, ma prendiamo un Uber che è molto più comodo, perché altrimenti poi una volta arrivate dovremmo camminare e trovare il posto, invece appunto Uber ci porta direttamente davanti. Tra l'altro mi sono resa conto adesso che ho una minuscola macchia di fondotinta, che spero vivamente che non si veda. E altra cosa, mi sono dimenticata gli occhiali da sole e non so come farò perché il sole è fortissimo. Davvero un panorama stupendo, non posso dirvi che non mi mancherà questo panorama quando non sarò più qui. È innegabilmente splendida Amsterdam. Eccoci alla Pink Beach, Lisa, ciao! E questo è il nostro tavolo, è super super carino qui, tutto molto rosa, adoro. Hanno un po' cambiato in realtà dall'ultima volta che ci sono stata. Che il menù è carinissimo, qui ti fanno vedere anche tutti i cocktail. Questo era quello con la vasca da bagno, il Mermaid Tears, questo è veramente buono, eh. Sono tutti molto light per i nostri gusti. Da c'è anche l'Aperol Spritz, ma non prenderò l'Aperol Spritz perché mi sembra, non penso sia una buona idea. No, troppo scontato. Qualcosa di più interessante possiamo trovare. Sono arrivati i nostri cocktail, il Mermaid Tears ed il Double Trouble. Che carine. Vabbè. Adoro. Sembrerebbe avocado. È avocado e basta. Lo chiamano guacamole, ragazzi, ma in realtà è avocado. Sono arrivati anche i nostri nachos. Abbiamo preso altri 2 drink. Questo non mi ricordo il nome. Pink Porn Star Martini. Molto buono. È più rosso che pink. Sì, è molto più rosso che pink in realtà. Questo è molto più figo. L'avevo preso io in realtà, ma l'abbiamo scambiato, grazie Lisa, perché a lei piace, a me veramente no. Appunto, è il gin. È tutta colpa del gin. Quello di marshmallow, che carino però. È molto più bello di questo. Sì, i nachos diventano sempre meno, ma i nachos sono ancora. E c'è pochissima salsa ormai rimasta. Un altro Barbie Gin and Tonic. Barbie Gin and Tonic, e questo...
che, cioè, io voglio fregare questo. Non è un bicchiere, che cos'è? Non so neanche come chiamarlo. Voglio fregarlo e portarmelo a casa. Ma mettere una pianta grassa? Sì, ottima idea. Io ho preso questo, il Flamingo Mule. È troppo bellino. E sto tornando a casa, ho salutato Lisa, adesso è stata veramente una giornata bellissima, cioè siamo rimaste alla Pink Beach tantissimo, non pensavo, ma il tempo vola sempre, veramente quando siamo assieme avevamo tantissime cose su cui aggiornarci, da raccontarci, quindi insomma, ho fatto super super piacere e sto camminando verso casa. Tornata! Ciao! Sono tornata, ciao Bubu! Anche tu mi sei mancato, sì lo so che volete la pappa, ok arrivo, arrivo. Vi aggiorno un pochino perché appunto sono tornata a casa ed è un po' che non filmo, mi sono già in pigiamata, bella comoda, e poco fa abbiamo fatto movie night, io e Michael, come sapete, fino a quando lui è lontano, vi ho detto questa cosa, penso, sì ve l'ho detta, ogni tanto facciamo queste, appunto due volte a settimana facciamo queste movie night in cui stiamo al telefono e nel frattempo guardiamo una serie TV oppure appunto un film su Netflix, Prime, eccetera. E parlando di lui ho anche un'altra notizia che mi ero ripromessa di darvi in questo video, che è una notiziona, ve la sto dicendo in modo molto molto easy, ma in realtà la saprete già, perché molto probabilmente ve la metterò nel titolo, ma abbiamo deciso di andare a vivere assieme, ovvero, voi lo sapete, Michael è via per lavoro, ha dei progetti, quindi in questo momento è via. Ma tra 15 giorni tornerà e verrà a vivere qui da me, quindi saremo poi qui assieme, appunto vi ho detto che poi ci trasferiremo in Italia, intorno a Trieste, e lui verrà con me, ma appunto per i mesi che saremo ancora qui, saremo qui da me assieme. Adesso non ci vediamo da un mese e mezzo, quindi è dura, ma stiamo facendo questo conto alla rovescia, ormai manca pochissimo e poi appunto non ripartirà più, almeno per un bel po' di tempo, quindi questo mi fa veramente essere super super felice. Chi è in una relazione a distanza mi può capire su questo, perché quando arriva finalmente dopo tantissimo tempo di relazione a distanza il momento in cui si va a vivere assieme sapendo che nessuno dei due deve ripartire più, è bellissimo, è veramente una sensazione stupenda, quindi sono molto molto contenta, più si avvicina questa data più sono felice, quindi è naturalmente anche una cosa che volevo condividere con voi, ma ovviamente ve ne accorgerete perché lui sarà molto più presente nei miei contenuti naturalmente, e poi ci sarà il trasloco, ragazzi, non ci voglio neanche pensare, molto probabilmente, tra l'altro, a parte che vi devo fare ancora il video in cui vi spiego tutte le ragioni per le quali ho deciso di andarmene, e venerdì scorso è successa un'altra cosa orribile, non a me, io sto bene, ma ho assistito delle cose molto brutte, magari ve ne parlerò in un altro video. Comunque la tempistica è: dovremmo essere a Trieste nei primi giorni di gennaio, quindi con il nuovo anno, appunto il nuovo anno lo inizieremo a Trieste. Adesso, dopo avervi dato questa super notizia, stavo per salutarvi, ma ho pensato che potremmo fare, in realtà, perché faccio sempre la morning routine con voi e poi non faccio mai la night routine, quindi voglio farvi vedere i prodotti che utilizzo per struccarmi. Step 1: per rimuovere il trucco vado ad utilizzare questo di Yepoda, è il The Calm Balm. Ne ho utilizzati non so più quanti di questo, tantissimo, ormai è tantissimo che utilizzo i prodotti Yepoda, ne basta tipo questa quantità, forse un po' esagerato, ne basta veramente poco per sciogliere tutto il trucco, sia quell'occhi che quello del viso. I balsami struccanti per la mia pelle sono stati la salvezza. Prima utilizzavo sempre e solo l'acqua micellare, e alcune acque micellari in realtà sono molto delicate, ma in linea generale trovo che i balsami struccanti siano più adatti alla mia pelle sensibile. Li sento più delicati sulla mia pelle, quindi preferisco utilizzare questi. Detergente viso sto usando questo di
Inenos, Aininos, non so pronunciare questo brand. Vi faccio vedere direttamente il flacone, così vedete il nome del brand. Crema occhi, vado ad applicare questa di Kiehl's, è la Creamy Eye Treatment con avocado. Questa crema è fantastica, l'ho utilizzata spesso e volentieri negli anni ed è sempre una garanzia. Questa crema è fantastica, super idratante, si assorbe in fretta, lascia la zona del contorno occhi morbidissima per tutta la giornata o per tutta la notte e anche un profumo buonissimo. Mi accorgo subito sulla pelle molto secca perché la crema sul contorno occhi mi si assorbe in un nanosecondo. Avete visto in questo momento veramente la pelle molto molto secca, quindi aggiungo un pochino di prodotto. Naturalmente lo sapete qual è lo step successivo, è il retinolo, ovvero questo retinoide e la tretinoina. Same è importantissimo se non l'avete ancora incorporato nella vostra routine. Retinolo o retinoidi sono l'alleato numero uno contro macchie, rughette, invecchiamento della pelle. Piccolo consiglio, prendiamo un pochino di retinoide extra e vado ad applicarlo sulle mani perché questa zona mostra tantissimo i segni dell'invecchiamento ed il retinolo è fantastico per questo, quindi molto importante applicarlo non solo sul viso, anche collo, decote. Io farei il bagno nel retinolo, onestamente. Poi sera vado ad applicare questo di Drunk Elephant, è il Be Hydra Intensive Hydration Serum. Anche questo prodotto è fantastico, non lo applico sempre ma soltanto quando sento che la mia pelle ha bisogno di un po' di idratazione extra. E so che in Italia non è così, ma qui l'autunno è praticamente già arrivato. Molto spesso mi dite: ma Nicole, ma perché indossi il maglioncino? Ragazzi, io ho il riscaldamento acceso tutta l'estate qui, giugno, luglio, sempre, agosto. Io a Ferragosto avevo il riscaldamento perché c'erano 8 gradi fuori, vi dico solo questo. Quindi qui appunto l'autunno è già bello che è arrivato e la mia pelle è secchissima in questo periodo, quindi non la riconosco quasi, perché da mista mi diventa veramente, veramente molto, molto secca. Quindi sto cercando di incorporare tutte le cose più idratanti che ho. E adesso, come crema idratante, vado ad applicare questa di Face Theory. Questa è una crema per pelli sensibili che mi sta piacendo un sacco. È per pelli secche e sensibili, ma in questo caso per la mia pelle va benissimo. Infatti la sto usando sempre la sera, è veramente un'ottima crema, contiene acido ialuronico e burro di cacao, è veramente veramente ottima. E sempre di Drunk Elephant vado ad aggiungere questo olietto, questo è il Virgin Marula Luxury Facial Oil. Vado ad aggiungere solo 2-3 gocce perché è super idratante quest'olio. Ok, si è assorbita in un nanosecondo, wow! È quello che mi rimane sulle mani. E questo è quanto per la mia nighttime skincare routine, mia family. Vi saluto qui perché vado subito a montare questo video. Vi mando un bacio enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!